amici di Fano TV, ben trovati. Lo speciale di questa sera è dedicato alla politica. Nostro ospite in studio, Lucio Pompili. Buonasera. Buonasera Maria Elena, ben trovata. Allora, candidato alle regionali nella lista civica Civitas Civici a favore di Francesco Acquaroli. Allora, Lucio Pompili è un noto ristoratore del nostro entroterra. Vorrei definirlo chef, ma lui ama essere chiamato cuoco, proprio l'artigiano della cucina. E da lì nasce un percorso personale, un percorso professionale che poi ti porta ad affrontare questa esperienza non come un percorso politico, ma un percorso civico. La tua esperienza personale fa tanto, sia dal punto di vista lavorativo, dicevamo, ma anche dal fatto che il tuo ristorante si trova in uno dei borghi più belli del nostro entroterra. Quindi sono tanti ingredienti per utilizzare la terminologia corretta che fanno parte poi anche del tuo programma. Abbiamo qui sul nostro tavolo queste meravigliose pere angelica. Pere angelica IGP di Serrungarina, e io direi di partire subito dalla nostra agricoltura. Certo, è un segno distintivo del nostro territorio. Noi abbiamo un entroterra fantastico, c'è la doppa Cartoceto, che è l'olio, uno tra i migliori in Italia. A Serrungarina abbiamo le pere. I nostri territori sono, grazie al cielo, ancora coltivati e quindi offrono una serie di prodotti straordinari. Diciamo che negli ultimi 20 anni abbiamo subito uno spopolamento e adesso bisogna cercare di capire come reintrodurre le persone. È notizia di questi giorni, Parigi con i fondi europei faranno un orto urbano tra i più grandi del mondo. E allora io mi chiedo, se Parigi fa una scelta di questo genere, noi il nostro orto ce l'abbiamo attorno casa, cioè tutta la nostra regione è un orto con delle vallate dove c'è acqua, dove ci sono, diciamo, i contadini che lavorano piegati sulla terra e comunque producono cose straordinarie, e la fascia costiera bellissima con il suo turismo, e poi abbiamo le montagne, il nostro Appennino, che anche qui negli ultimi anni si è spopolato. Però insomma, vediamo di ragionare non più tanto per vallata che dall'entroterra si spopola verso il mare, ma di come reintrodurre dalla fascia costiera alla fascia collinare e i borghi e alle comunità montane, cioè fare dei progetti dove le persone possano vivere in questi territori, produrre e essere tutto questo valorizzato in maniera economica che sia soddisfacente. È chiaro che oggi l'agricoltura è un impegno che spesso non paga, lo vediamo con l'olio. Io faccio un piccolo esempio che può apparire semplice, però se noi siamo in autostrada e la nostra spia dell'auto segna l'olio, ti fermi al primo distributore, vai a mettere un chilo di olio, un litro di olio, e ti chiedono 30 euro, nessuno dice niente, e quello è per il tuo motore. Quando da alimentare abbiamo il nostro motore, vogliamo spendere molto meno. Questo non va bene, perché vuol dire che non rispettiamo chi lavora su questo prodotto. E quello che possiamo dire, che mangiare è un atto agricolo e siamo ciò che mangiamo, e chiaramente se mangiamo bene stiamo bene, quindi è una prima forma di prevenzione per la nostra salute. Ecco, i nostri territori, per esempio la produzione di carni, del vitellone bianco, la marchigiana, dove c'è anche una filiera, così come i suini, dove c'è una filiera e dove si fanno chiaramente degli allevamenti bradi o semibradi, hanno bisogno di essere sostenuti. Perché? Perché io credo che se noi, anziché disboscare, portiamo le vacche sul Catria e aiutiamo, cioè conosco delle persone che 10 anni fa o 20 anni fa avevano 1.200-1.300 capi, 1.200-1.300, oggi ne hanno 100, quindi hanno ridotto
tantissimo, perché nessuno vuole fare più questo lavoro e chiaramente è un lavoro difficile, complesso, faticoso, perché c'è da lavorare 7 su 7 ed è giusto che abbia una soddisfazione. E così i borghi, Cartoceto 30 anni fa ci aveva 2000 persone, oggi ne ha 120, quindi io credo che dovremo, come dire, riprodurre una proposta, e questo è anche un tema post-Covid, di vita più calma, più serena, più tranquilla, perché vediamo che questo fuggi-fuggi generale poi non porta a nulla, i nostri giovani li porta all'estero e direi che potremmo suggerire alle nostre università di fare un contratto di ritorno, cioè mettendo, come dire, degli accordi sulla formazione all'estero, le nostre imprese e l'università dove si è effettuato lo studio, dare un sostegno per fare questa esperienza che di ritorno chiaramente innesterà sul territorio grandi possibilità di sviluppo. Quindi il contadino deve pensare a produrre, però abbiamo bisogno di nuove forme di intelligenza che possano fare impresa e tirar fuori delle economie che realmente sviluppano il territorio. Ora, queste economie teoricamente ci sono, perché l'Europa ha destinato dei fondi alla nostra regione, i quali per l'agricoltura sono stati catturati al 35%, così come per le piccole e medie imprese, così come c'è la macroregione, l'iniziativa Adriatico-Ionica, la quale raccorda tutte le regioni che stanno sull'Adriatico, dove tra l'altro c'è una grande longevità. Noi siamo una regione che ha un maggior numero di centenari rispetto a tante altre, e quindi l'Adriatic Food, il tema del cibo dell'Adriatico, sicuramente riflette sulla nostra salute, e quindi dobbiamo cercare di creare un sistema, dei cluster che possano fare progetti, accedere a questi fondi affinché siano spesi tutti. Non possiamo lasciare questo a delle agenzie esterne, non possiamo dare la responsabilità ai funzionari che sono in regione, che sono soffocati da pile di pratiche, e avere un ufficio a Bruxelles dove non ci sono numericamente persone per poter accogliere o proporsi con questi progetti da restituire al territorio. Quindi non mancano sostanzialmente i fondi, manca probabilmente la capacità di saperli catturare, saperli sfruttare. E questa è la mia ricetta per le Marche, e il mio menù lo uso proprio in maniera ironica, quale sono, ritengo, come persona mi piace un po' anche, come dire, scherzare, però alla fine sono concreto. Credo che se noi riusciremo a fare dei progetti, riusciremo a catturare queste economie, che sono tante, anche con il Recovery Fund, vediamo insomma che il destino Regione Marche ha una bella quota, non ci possiamo permettere di guardare solo ai, come dire, problemi che comunque sono del quotidiano e trovare le soluzioni anche per il quotidiano, però questa è proprio una visione diversa di portare i soldi a casa per far crescere le piccole e medie imprese, l'agricoltura, il turismo, la promozione turistica che comunque sviluppa da questo contenitore agricolo. Io faccio sempre l'esempio del Chianti che ha invaso il mondo. E il mondo si è chiesto: ma che vino meraviglioso, dove e in quale terra è prodotto? E quindi è andato a visitare la Toscana, e sappiamo che il modello toscano è un modello che ha funzionato e funziona. È chiaro che anche un sistema paese è importante per la nostra regione, perché se noi non abbiamo un Ministero del Turismo, e questo già secondo me ci penalizza tanto, è ovvio che dobbiamo, come 20 anni fa, tornare
a 60 milioni di turisti, i quali con 5 giorni di permanenza erano 300 milioni di presenze. Oggi ne abbiamo circa la metà, quindi 30 milioni, con 3 giorni di presenze, quindi significa 200 milioni di presenze in meno, che sono anche bicchieri di vino, fette di pane, fette di salame, insomma tutto il nostro indotto dell'agroalimentare chiaramente va a finire sulla tavola. Il rubinetto finale è la ristorazione, quindi il linguaggio della cucina è la trasformazione di chi lavora sui nostri territori, e noi cerchiamo di portarla a tavola con un bel sorriso. E anche il primo motivo per cui si viene in Italia, anche nelle Marche, è per l'agroalimentare, per l'enogastronomia. Facciamo vini straordinari, questi vini chiaramente finiscono sul territorio, ma finiscono anche sui mercati del mondo. Dobbiamo puntare a un'alta qualità, cercando di farci rispettare il valore di questo lavoro. Quindi promuovere e difendere le nostre eccellenze, che siano quelle alimentari, e anche le bellezze del territorio, sia per una promozione turistica, ma sia per noi che ci viviamo. A proposito di noi che abitiamo questi borghi, un'altra questione è lo spopolamento di certe aree che sono bellissime e che meritano di essere valorizzate per un insieme di motivi concatenanti che, insomma, abbiamo appena citato. Parto sempre da una battuta che faceva mio nonno, che l'uomo è il capo, ma la donna è il collo che fa girare il capo dove vuole. Quindi sarà perché ho 4 figlie e vivo con una marea, quindi, di donne. Sono un sopravvissuto, diciamo così, tra virgolette. Ma la donna, secondo me, è centrale in questi progetti, perché se una donna sceglierà di vivere in campagna e nel borgo, e noi questo abbiamo dimostrato che è possibile farlo, perché abbiamo creato un'attività di ristorazione, un'azienda agricola, abbiamo una famiglia con delle splendide figlie. Certo, è stato più impegnativo usufruire dei servizi, ma non possiamo sempre pretendere che tutto arrivi davanti casa. Però è un progetto sostenibile, e dicevo, se sarà una donna a fare questa scelta, sicuramente il suo uomo la seguirà, metteranno al mondo dei figli, e quindi si potrà parlare di una riapertura delle scuole, di una riapertura dei servizi, un bar, le botteghe, gli artigiani, che tornino a fare gli artigiani, perché sono preziosi. Cioè, questo andar via dai borghi, dove nella vallata chiaramente c'è stato un processo industriale che ha giustamente coinvolto tutto, ed anche è stata una questione economica e di fatica e di tempo libero. Però se noi impareremo a distinguere il nostro tempo libero da tempo di lavoro, ma tempo che mi piace e evito ciò che non mi piace, vorrà dire che tu quello che fai durante la giornata sarà di tuo gradimento. E in questo momento, ripeto, il Covid ci deve aiutare in queste riflessioni di fare un piccolo passo indietro, tornare alla normalità. La semplicità, che detta così appare banale, la semplicità è una sintesi di grandi complicazioni. Quindi non ci dobbiamo aspettare cose facili, ma noi non dobbiamo perdere la speranza, dobbiamo continuare a combattere affinché questa regione sia una delle migliori regioni che si affaccia sull'Adriatico, con tutti i suoi meravigliosi prodotti, e che possa chiaramente, come dire, essere autosufficiente, trattenendo le forze lavoro, le forze studio, e mettendo in campo veramente, bisogna rimboccarsi le maniche, forza e coraggio. Per la distribuzione dei territori e anche, insomma, l'importanza delle infrastrutture, necessariamente. Assolutamente, le infrastrutture sono molto importanti. Anche qui io parlo sempre con la mia visione da cuoco e della cucina. Diciamo che c'è un aeroporto
No, non sta a me giudicare né criticare, posso osservare, potrebbe forse funzionare di più, funzionare meglio. E vicino c'è un interporto deserto e desolato, potrebbe diventare il grande outlet dell'agroalimentare marchigiano e quindi poter cogliere come in un cash and carry o come in un grande ipermercato e far la nostra spesa dedicata sia alla ristorazione che al settore Horeca piuttosto che ai privati. Duplicare questo modello, magari più piccolo, in altre comunità, nelle altre province, e duplicare questo modello negli aeroporti, nei luoghi di grande transito, magari con un modulo da 40 a 50 metri, dove tu veramente ti affacci con l'oliva alla scolana, un bicchiere di vino, o ecco il nostro panino col pane di Chiaserna e il prosciutto DOP Carpegna piuttosto che la casciotta DOP di Urbino. Quindi no, vedi che in tre cose mettiamo insieme un territorio e un bicchiere di vino, quindi diventa esperienziale. I prodotti li abbiamo, dobbiamo trovare la chiave di lettura. In questo caso la chiave di lettura potrebbe essere l'iniziativa adriatico-ionica, cioè queste regioni, questi territori che si affacciano sul nostro mare potrebbero avere in ogni regione un outlet dell'agroalimentare dove chiaramente i nostri prodotti sono prodotti di scambio. Quindi noi potremmo dalla Sicilia alla Puglia, all'Abruzzo, su fino a Trieste, diciamo, avere dei punti vendita dove scambiamo questi nostri prodotti all'interno dei nostri negozi di vendita. Questo è assolutamente finanziabile. La macroregione aveva un fondo di 200 milioni su questi pilastri fondamentali di cui abbiamo parlato, quindi l'agricoltura, il turismo, il sostegno ai territori, e non è stato fatto un progetto. Quindi io qualcuno ne ho nel cassetto, altri sono un fantasista, le ricette si fanno anche all'improvviso, come dice mia figlia. L'importante, ecco, non perdere di vista l'obiettivo, cioè difendere le nostre tradizioni, le nostre radici, proprio come base per costruire e guardare avanti, giusto Lucio? Il valore, diciamo, delle nostre tradizioni, della nostra cultura è alla base di tutto. Rischiamo di perdere l'identità. Il mondo è globalizzato, ma si è scordato, ci siamo scordati di parlare il dialetto locale. Quindi, secondo me, dobbiamo insistere su questo, guardarci in faccia e dire: ci credo, voglio questo, lo voglio realizzare. Se questo benedetto paese non ha un futuro sull'agricoltura e sul turismo, su cosa dobbiamo puntare? Scusate. Allora io dico, se l'Iran ha un ministero per il caviale, ecco che torna il discorso del ministero al turismo in Italia, e io farei un ministero e nella nostra regione un bel assessorato al tartufo. Perché comunque quella è una perla che gira il mondo e che deve riportare ai nostri territori appenninici. Senti Lucio, prima hai citato le donne della tua vita, quelle che compongono la tua preziosa famiglia, e so che c'è un programma importante proprio dedicato alle donne. Ce ne vuoi parlare? Come dico, Maria Elena, sono abituato a vivere in mezzo alle donne, quindi il mio pensiero è forte, robusto, sono piene di energia, di idee. Le donne e i giovani spesso non sono ascoltati, i giovani. Pensiamo a quando noi eravamo giovani, quelli più anziani di noi, più grandi di età, pensavano che non capivamo niente. Poi nella nostra vita invece abbiamo dimostrato che dentro c'era qualcosa che abbiamo tirato fuori e costruito la nostra vita. Questo è un sogno, io sono un sognatore, e se non ci sono i sogni che dimostrano ciò che abbiamo messo a terra, realizzato, e non possiamo smettere di sognare, dobbiamo continuare a sognare, fare progetti e sicuramente qualcosa
scende a terra. Non possiamo quindi escludere dalla nostra comunità le donne e i giovani, ma non lo dico per un fatto di circostanza, perché ho per esempio un gruppo abbastanza nutrito di ragazzi che fanno il primo e il secondo anno di università, diciamo nelle varie specializzazioni, che si chiama Food Engineering. E questa Food Engineering è una chat dove noi cerchiamo proprio di capire se questi ragazzi, strada facendo, pensano di aver fatto un percorso sbagliato, perché io mi sono ritrovato nella mia vita tanti colleghi cuochi che magari avevano studiato ingegneria, medicina, hanno abbandonato questi lavori perché non sempre all'inizio si capisce cosa vuoi fare da grande. E quindi Food Engineering punta proprio a queste nuove forme di intelligenza che devono sviluppare l'impresa sul territorio. Le donne a casa mia, oltre che tenere il portafoglio, veramente è Cristina, mia moglie, insomma, che io non cambierei tutto nella vita, tranne che mia moglie, anche questa è una delle mie battute, ma perché? Perché veramente la pacatezza, la riflessione, la discussione alla sera, quando magari dai uno sguardo alla TV, il dopo lavoro, alla mattina quando si parte, come programmare la giornata. Ecco, io sono molto più fantasista, sono un po' come la mongolfiera, però lei è la mia ancora a terra. E io questo lo vedo nel mondo femminile, che anzi vorrei pregare, cioè di riprendersi questo in mano, questo potere. Cioè le donne possono veramente tenere in pugno la situazione, aiutare gli uomini a percorrere la strada giusta. Bisogna ritornare a un dialogo, bisogna ritornare a trovare la persona giusta, guardate che quella giusta poi si aggiusta anche conoscendosi, e fare questo percorso insieme, credere nei valori della famiglia, mettere al mondo dei figli. Non possiamo impegnare il nostro stipendio solo, come dire, per la macchina, il telefono, Sky, il cane, il gatto, per carità, è chiaro che la socialità è cambiata, però ripeto, io un piccolo passo indietro, secondo me, sarebbe auspicabile, ritrovare la normalità. Le tradizioni. Assolutamente sì. Siamo alla fine della nostra chiacchierata, diciamo ai nostri telespettatori perché dovrebbero sceglierti. Mi possono scegliere perché sono una persona caparbia, significa che insiste sui progetti, chiaramente non è che vado a finire nel burrone, però diciamo che se volete realizzare qualcosa bisogna insistere. Io i miei temi ve li ho spiegati, penso che siano molto chiari e accessibili a tutti. Cerchiamo, come dire, un'unità, che questo è molto importante e sono anche le parole del presidente Mattarella, come pure voglio usare una frase che diversi mesi fa ha utilizzato Mario Draghi, dicendo è auspicabile un cambio di mentalità. Quindi noi dobbiamo stare oggi al cambiamento, e cambiare significa dar voce a chi lavora, a chi ha competenze, a chi ha dimostrato nel suo percorso di vita una vita normale, fatta chiaramente di trasparenza, di serietà e di concetti sani. Questo è il motivo. Grazie allora di questa chiacchierata, grazie di essere stato con noi, Lucio Pompili. Grazie a te Maria Elena e a tutti i telespettatori. Io vi offro la mia autenticità del territorio con le meravigliose pere angeliche IGP di Serungarina. Io ringrazio i telespettatori che ci hanno seguito da casa, vi auguro un buon proseguimento di serata con i nostri programmi.